Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta sul canale 11 di Video Mediterraneo, siamo anche in diretta sul canale 823 di Sky ogni domenica tra le 19 e le 21. E da questa giornata festiva della Befana, così come ogni domenica, l'appuntamento parte anche alle 21 per la sala stampa di Penalty, dove racconteremo il calcio dei professionisti. Serie A con il Palermo, la Serie B con il Trapani, le tre squadre del campionato di Lega Pro, Catania, Akragas ed infine anche il Messina. Voglio andare subito in postazione a salutare Antonio Rapisarda, che oggi ha fatto un lavoro straordinario dietro le quinte. Ciao Ettore. Ti vedo affaticato. Abbastanza, abbastanza. Forse evidentemente qualcuno ti ha regalato una calza piena di carbone. Vabbè, fa niente, fa niente. Non siamo tutti dei santi. Comunque siete... volevo augurare a tutti gli amici sportivi buon anno. Speriamo che sia un anno ricco di soddisfazione un po' per tutti. Benissimo. E per lo sport in generale. Va bene, va bene, va bene. Allora, adesso la nostra Jenny è pronta con il campionato di promozione. Leggiamo subito il girone A del campionato di promozione, che oggi giustamente partendo c'è la prima giornata del campionato di ritorno. Monreale Borgata Terrenove 3-0, Cefalù Castellammare 1-0, Riviera Marmi Città di Casteldaccia 2-2, Ares Menfi Nuova Sancis 2-1, Città di Carini Prizzi 1-3, Bolognetta Pro Villabate 2-1, Audace Partinico Real Finale 4-1. Riviera Marmi che pareggia in casa 2-2, e quindi a questo punto insomma si sente qualcuno dietro le spalle che spinge. Antonio. Beh, Ettore, avevamo detto la settimana scorsa, prima delle vacanze di Natale, anche nel giorno 27, che poteva esserci un campionato finito. In realtà non è stato così, perché c'è stato questo sorprendente pareggio, bellissima partita, veramente bellissima, che però ha fatto perdere dei punti a Riviera Marmi. Chi ne approfitta l'audace Partinico, che era una squadra che non era messa in conto, diciamo, una squadra bene, gioca un ottimo calcio, il migliore del girone, però nessuno poteva immaginare una cosa di questa, ma soprattutto Nuova Sanci, squadra neopromossa, che oggi cade di nuovo per l'ennesima volta, che però a Menfi, se facciamo vedere anche la classifica, così gli amici da casa si rendono conto che veramente è stata stravolta un pochettino la classifica, ma soprattutto vediamo questa Audace Partinico che sta giocando il miglior calcio del campionato di promozione girone A. Castellammare perde in casa contro il Cefalù, un'altra squadra che si sta affermando, sta giocando veramente molto bene, e magari qualche pensierino ai playoff ce li farà. Allora, Partinico Audace che sta riguadagnando punti, Franco, però in testa abbiamo una società importante che è il Riviera Marmi, che insomma sino a qualche anno ci fa ci può stare che il Riviera Marmi pareggia in casa, mentre invece non ci può stare che il Castellammare, che è la squadra alternativa al Riviera Marmi, perde. Questo è il risultato più sorprendente, questo secondo me della giornata. Quindi vedi comunque questo Riviera Marmi favorito? Sì. Sotto questo punto di vista sicuramente la squadra che, anche se in questo momento sta perdendo punti, dovrebbe avere sempre quella marcia in più. In un campionato dove la squadra nettamente più forte di tutte le altre non ci sono, quindi può succedere. Il campionato è equilibrato, quindi è normale che sia le squadre di testa che le squadre di coda perdono o vincono. Va bene. Passiamo adesso al girone B. Dimmi. Prima di chiudere il girone, volevo soltanto notare la rinuncia a giocare da parte del Borgata Terrenove. Questa è una situazione un pochettino delicata, sta facendo quasi la stessa strada del San Gregorio. Speriamo di no. Vabbè, intanto era anche ultima in classifica, sì, per cui insomma sì, già avevano, certo, secondo me, un po' smobilitato. Questa è una cosa brutta, no? Parliamo di queste cose già significa tocchiamo che... Tocchiamo un tasto bruttissimo. Veramente, perché la federazione non può ogni anno ammettere in campionato... Squadre che a malapena hanno forse i soldi per... Che non hanno né testa né code né... Condanniamoli, né. Franco, anch'io sono di questa idea. Non glielo ordina il medico. E poi ci di... sono un sacco di ripescaggi, ma che senso ha? Infatti. Riduciamo i campionati di promozione da quattro gironi, portiamolo a due. Oppure assolutamente d'accordo. O togliamo direttamente il campionato. Sono d'accordo con Franco, perché due stagioni fa, o la stagione scorsa, ci sono stati
16 ripescaggi in promozione significa che non potevano fare un girone intero. Non ha completamente senso. Intero. Io non ho poi assolutamente. Campionato a 12 squadre, ma nemmeno il calcio femminile è così. Ma che facciamo? Ivan, voglio dire, sì. Ivan. Riduciamo i gironi Oh, bene, riduciamo i gironi, a questo punto siamo tranquilli. Non ha senso ripescare. Anche perché il San Gregorio non è un esempio nel girone molto catanese che già siamo in partenza si sapeva che probabilmente non avrebbe neanche i soldi per continuare il campionato. Vabbè, succede. E va bene, adesso vedremo anche negli altri gironi cosa succederà. Girone B, abbiamo la nostra Jenny pronta con i risultati. Anche in questa occasione stiamo parlando della prima giornata di ritorno. A te Jenny. Marie, Acque Dolcese 1-0. Città di Sant'Agata di Militello, Barcellona 1-2. Sant'Angiolese, Città di Messina 1-1. L'Iniziativa, Città di Mistretta, sospesa. Messana, Città di San Filippo del Mela 0-1. Sinagra, Ionica 1-0. Pistunina, Torre Grotta 1-2. Ha riposato il Camaro. Allora Antonio, il Città di Sant'Agata di Militello, insomma, oggi ha perso in casa, la vedo messa male questa cosa. È sempre lo stesso discorso che abbiamo fatto all'inizio dell'anno. Stanno perdendo punti. Sì, stanno perdendo, ma è una giornata un pochettino strana, il nostro ospite aveva ragione, tutte quante le capoliste, a parte il Biancavilla, hanno inciampato. Anche il Nissa, poi come vedremo nel girone D, ha perso in casa. Hai anticipato un big match. Una cosa veramente che nessuno mai potesse immaginare. Cosa c'è da dire? Ha perso il Sant'Agata di Militello, ha iniziato male il 2016, ma credo che sia una delle squadre più forti del girone. Ma attenzione a questo Barcellona è la squadra rivelazione, è la squadra che gioca veramente molto bene, l'abbiamo detto, è partita dall'ultimo posto, ha fatto una rimonta fantastica. Però a questo punto io mi devo spostare verso i nostri ospiti, perché dico il Barcellona Pozzo di Gotto, campionato di promozione, c'è l'Igea Virtus che è in testa nell'eccellenza, ma dico a Barcellona Pozzo di Gotto quanti soldi ci sono per gestire due squadre così di una certa caratura, Ivan? Cioè, evidentemente le risorse ci sono, è un centro molto grosso. Ma non è meglio concentrarsi soltanto su una società? Perché nei paesini, nei centri più piccolini si tende sempre ad avere più squadre? Sarebbe sicuramente meglio unire le forze e fare un campionato a vincere di categoria superiore, ma non sempre è possibile perché ci sono delle vedute diverse e tante volte non si riesce a Paternò, per fortuna in questo momento questo problema non c'è. No, adesso diciamo siete rimasti da soli casualmente. Non c'è casualmente. Perché ridi, Ignazio? Anche tu sorridi pensando che spesso e volentieri molte energie potrebbero essere benissimo, insomma, limitate ad una sola società. Ma è difficile far discutere due, figurarsi una ventina che sono i componenti di due società. Evidentemente avranno vedute diverse. E magari un po' di campanellismo, chi lo sa, non conosciamo la qualche realtà di Barcellona, qualche nemico esterno, io dico sempre. Ettore, volevo concludere, di parlare del girone B, se mandiamo la classifica c'è da dire che il Torre Grotta, dopo alcune battute d'arresto, ha recuperato, ha fatto il percorso della formica. Ecco, ha preso esattamente, ha preso quei piccoli punti, ora ha meno 3. Seppur il Città di Sant'Agata di Militello è molto forte, una squadra ben attrezzata per poter vincere questo girone, io credo che però il Torre Grotta, anche per il mercato che si è rinforzato, ha fatto un mercato intelligente, potrebbe realmente impensierire il Sant'Agata di Militello. Va bene, vedremo, tanto ancora siamo soltanto alla prima giornata di ritorno, quindi... Ma tu sai che il girone di ritorno dà molte sorprese. Va bene, questo sicuro. Ok. E sei un profondo conoscitore, quindi è giusto che anche tu, insomma, dai un quadro ben chiaro di questo girone B. È il momento di parlare adesso del girone C e qui, insomma, avremo modo di approfondire il tutto grazie anche ai nostri due ospiti. Girone C, prima giornata di ritorno, eccola qui già pronta la nostra Jenny, beata te che sei sempre abbronzata. Poi il segreto lo sveleremo. Vabbè. Atletico Pedara, Adrano 1-1. New Pozzallo, Belvedere 0-1. Sporting Trecastagni, Città di Catania 1-2. Real Avola, Pachino 1-1. Belpasso, Real Aci 3-1. Biancavilla,
Real Città di Paternò 4-1. Ha riposato il Città di Mascalucia e l'Asci Sant'Antonio. Allora, Biancavilla, che a questo punto possiamo dire sta volando in classifica. Sì, è una squadra veramente... Nel frattempo magari la regia è una squadra, può mandare anche la classifica. Esattamente, sì. È una squadra superiore in tutte le fasi, sia offensiva, sia difensiva. Ha un organico veramente molto buono e molto valido. Sì. E vorrei azzardare a dire magari non da promozione, ma da eccellenza. Pure, una squadra pure. Veramente da eccellenza. È una squadra che veramente gioca molto bene e se oggi non ha perso un motivo ci sarà. È una squadra veramente molto valida. C'è da dire e c'è da parlare tanto e criticare tanto il Trecastagne. Non si può più, è una squadra che doveva puntare veramente a far molto bene. È veramente stata in casa ha fatto veramente però male. Però attenzione perché ha fatto male, ma guarda che ha perso contro questo Città di Catania, insomma, di cui sentiremo parlare molto presto. Sì, 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 è una squadra che doveva salvarsi. Invece la salvezza ormai è un passo, ormai è quasi fatta, ormai conquistata, salvata, matematicamente. Si è salvata. Ma credo che può sperare, non ti diciamo niente perché in società sono molto, molto scaramantici. Ivan Mazzabuto, presidente della Real Città di Paternò, oggi sconfitto a Biancavilla. Hai detto in apertura che comunque ci poteva anche stare questa sconfitta perché il valore tecnico è indiscusso, però avete qualche cosa da rammaricare, che cosa? Sì, alla vigilia sicuramente ci poteva stare perché giocavamo a casa della capolista, una squadra davvero forte, con un organico veramente che può far bene anche in eccellenza. E che è successo oggi? Oggi, guarda, il risultato... a mio avviso è bugiardo, non vorrei essere presuntuoso perché quando una persona... Eri presente, visto la partita, sì, quando qualcuno perde 4-1. Il calcio dilettantistico bisogna fidarsi, no? Sì, 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 assolutamente. Loro hanno giocato da capolista, nel senso che sono riusciti a concretizzare tutte le occasioni, anzi più delle occasioni che hanno creato, perché su 3 azioni sono riusciti a fare 4 gol, mentre noi, ahimè... su 7 palle gol ne abbiamo concretizzata soltanto una. Vuol dire che è stata una domenica, in questo caso mercoledì, sfortunato, perché speravate quantomeno di venire fuori imbattuti. E il campo, a mio avviso, ha detto questo. Però, se mi permetti, non passa da lì la vostra salvezza. No. Questo è importante, sottolineiamola. Io ritengo che il campionato sia ben definito già in vetta e anche nella zona playoff. Sì, certo, che San Gregorio escluso. Il Pedara però in ascesa, attenzione. Sì. Anche se il Pedara si è rinforzato, quindi secondo me ne verrà fuori. Verrà fuori. Franco, prima di passare di nuovo alla pubblicità, Biancavilla con 10 punti di vantaggio, sembrerebbe ormai chiuso il discorso vittoria finale. Penso proprio di sì, però... Però? Ancora il campionato, anche se con il ritiro delle squadre già erano poche, ora sono ancora di meno, ancora quindi di le meno. Giornate di campionato si accorciano, le partite pure, quindi è più avvantaggiata la capolista. Però a prescindere da questo, voglio dire che in questo campionato non sta deludendo il Trecastagni, stanno deludendo l'Avola e il Belpasso che si erano attrezzati per vincere. Vabbè, il campionato. Però sempre zona alta in classifica il Belpasso, non buttiamolo giù proprio. Ma sei a 12-13 punti. Sì, vabbè, quantomeno in prospettiva playoff. Playoff, allora lottano per i playoff, il discorso è diverso, mentre invece il Città di Catania che si è rinforzato e ha preso l'allenatore Carlo Platania che sa fare il suo lavoro. Sì. Possiamo mandare cortesemente di nuovo la classifica del girone C di promozione, cortesemente, grazie alla regia guidata come al solito da Guido Messina. Eccola qua, perché la domanda prima di andare in pubblicità la voglio fare ad Ignazio Refice. Biancavilla 39, Belvedere 29, Belpasso 27, ma sotto però Realaci, New Pozzallo, che forse probabilmente... Sì, dimmi. L'Asci Sant'Antonio è la squadra che sta deludendo più di tutti. Anche l'Asci Sant'Antonio, sì, è vero, anche l'Asci Sant'Antonio. Oggi riposavo. No, dicevo a Ignazio, Realaci e New Pozzallo che... Insomma, non mi aspettavo di vederli così bassi. Il campo dice questo, purtroppo bisogna prendere atto, evidentemente ci sono alla base errori di valutazione nel formare le squadre, le migliori squadre altro. Si fanno, evidentemente, secondo me, l'estate. Se no? Il Biancavilla ha 10 punti di vantaggio sulla seconda,
Possiamo discutere di tutto, ma evidentemente ha una società seria alle spalle, e questo lo conosco per conoscenza diretta, perché ero nel nostro girone l'anno scorso e so di cosa stiamo parlando. Evidentemente in estate hanno agito bene, hanno preso quello che serviva per fare bene, poi ci sono magari gli anni in cui ti riesce tutto e gli quindi, anni in cui non ti riesce nulla. Però è evidente che il Biancavilla, io l'ho vista giocare, dà la sensazione di essere squadra vera, compatta, unita, organica in campo di aiuto, insomma, meritano quello che stanno. Bene, bene, bene. Hai 30 secondi, Antonio, perché devo andare in pubblicità. Volevamo Vai. Soltanto menzionare il Belvedere, perché è una squadra ne abbiamo parlato poco, ma è una squadra che ne abbiamo proprio parlato. È la rivelazione, sta facendo veramente bene il suo dovere, cioè quella di inseguitrice. È una squadra che nessuno magari dava lì nelle prime posizioni, sta giocando bene contro un ottimo New Pozzallo, perché attenzione, prima giocava magari arrancava un pochettino, oggi ha giocato veramente molto bene, e se questi sono gli auspici magari potrebbe fare più punti di quelli, e recuperare posizione. Sì, oggi ha giocato veramente molto bene, quindi anche se hanno perso io dico di non mollare, perché hanno fatto veramente una bella partita. Bene, 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 bene. Allora abbiamo chiuso anche con il terzo girone del campionato di promozione, la parola alla nostra abbronzatissima Jenny con il lancio della pubblicità, e poi chiuderemo il campionato di promozione con il girone D. Torniamo tra qualche istante, pubblicità. A Penalty si parla solo di calcio dilettantistico, ogni domenica in diretta a partire dalle ore 19 sino alle ore 21, con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria, e anche una parentesi dedicata al calcio a 5, anche se oggi i campionati di calcio a 5 sono fermi, c'è stata e c'è ancora tuttora in corso una finale di Coppa Italia di Serie C1, avremo tra l'altro più tardi un collegamento con Alessio Patti, che sta seguendo per noi questo incontro importantissimo, che ha visto e vede di fronte ancora la Mabonat contro il Città di Masca Lucia. Ritorniamo ancora una volta a parlare di promozione, però prima voglio ricordare che subito dopo la normale programmazione di Penalty 19-21, a partire dalle 21 ci sarà la sala stampa di Penalty con il calcio professionistico: Palermo, Trapani, Catania, Acragas e Messina. Abbiamo anche una linea WhatsApp, esatto. Vogliamo ricordare il numero? Aspetta, lo facciamo ricordare a Jenny. Mi sembra anche giusto. Ecco, Jenny, ci ricordi il numero WhatsApp? Allora, il numero è 327 300 45 42. Benissimo, perfetto. Sono arrivate già delle... Sì, una. Ah, bene. Già subito abbiamo inaugurato con una domanda al presidente Mazzanuto. Sì. Da Biagio. Dice, perché il Real Paternò è così sfortunato, e non sarebbe il caso che magari mister Busetta fosse un po' più calmo e più concreto. Ai. Allora Ivan, che dici a questo messaggio che è arrivato nella nostra linea WhatsApp? No, vabbè, mister Busetta da giustamente scendendo dal mondo dei professionisti, certo, magari si è trovato in una realtà di dilettantismo. Non è facile. Viceversa noi che siamo saliti dalla prima categoria e siamo trovati catapultati in un campionato più impegnativo, diventando allora, l'unica all'inizio... squadra di Paternò tra l'altro, sì, avendo anche questo onore e onere, infatti. E quindi all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà proprio a far coincidere, a far convergere queste due problematiche, ci siamo poi riusciti durante il corso del campionato, i risultati stanno arrivando. Magari a volte mister Busetta è un professionista, è è sempre stato sangue caldo in panchina. Sì, assolutamente, un grande motivatore. Grande motivatore. E magari cerca sempre di stimolare i ragazzi al massimo affinché gli possano dare quello che lui chiede. Ci vuole la giusta carica, poi tra l'altro, giustamente per fare un campionato tenace, duro, difficile come quello che state affrontando voi. Bene, parliamo adesso del girone D, abbiamo subito la nostra Jenny pronta con i risultati, anche in questa occasione parliamo della prima giornata di ritorno. A te Jenny. Allora, Nissa Canicattì 1-3,
Ragusa, Licata 0-1. Casteltermini, Macchitella, Gera 0-3. Polisportiva Palma, Marina di Ragusa 1-1. Aragona, New Team Ragusa 1-2. Atletico Gela, Raganusa 2-1. Comiso, Santa Croce 0-4. Ha riposato l'Atletico Caltanissetta. È successo quello che nessuno si aspettava, cioè la caduta della Nissa con un Canicattì che secondo me dirà la sua sino alla fine. E io concordo in pieno, oh, perché il Canicattì è la squadra che sta giocando veramente il miglior calcio di tutto il campionato di promozione. Da qualche settimana, da qualche sì, esatto, dobbiamo dare merito, dobbiamo dare merito a Mister Fasone, ma è vero che è una squadra che sta giocando veramente molto bene, sta risalendo, prima aveva fatto un campionato metà classifica, sì, ora invece devo dire che sta giocando veramente veramente molto bene. Non è un caso che abbia vinto con la Nissa, ha vinto per 3-1, però è anche vero che magari forse la Nissa pensava un po' al Pandoro al panettone, non vorrei essere cattivo, però però questa volta credo che abbiano un pochettino sottovalutato l'avversario. Adesso bene, sono soltanto 7 punti. Sì, bene il Licata, bene. Sta giocando veramente molto bene, è un'altra squadra, io la chiamo Formichina, che sta mettendo fieno in cascina, sta facendo veramente molto bene, gioca veramente molto bene, ora sono 7. Noi parlavamo prima delle vacanze di Natale, che magari 10 il campionato era finito. Beh, la prossima settimana c'è Licata-Nissa, tutto un programma. Tutto un programma, però c'è il Canicattì che riposa, per cui dobbiamo capire bene come andrà a finire. Voglio fare un giro con i nostri ospiti. Allora, Franco, Nissa che è partita fortissima, adesso sono soltanto 7 punti di differenza contro questa seconda in classifica che è Licata. Non dimentichiamo che era la sua prima sconfitta in campionato. È la sua prima sconfitta, dove aveva addirittura fatto, se non sbaglio, 11 partite utili consecutive, sì, di esatto, vittorie. Esatto. Quindi abbiamo, insomma, fatto 11 vittorie, no? 11 vittorie. Poi, ma il discorso è che nessuno se l'aspettava, non è vero, perché senza presunzione, sì, alcuna, vi invito a guardare i miei pronostici di ieri, sì, che ho detto che avrebbe vinto il Canicattì, sì, anche se la Nissa era imbattuta e tutta questa cosa qua, perché il Canicattì innanzitutto ha preso Giovanni Falzone, che è un volpone, e poi soprattutto ha cambiato, ha stravolto la totalmente squadra. La squadra, mezzo Raffadali, ha tenuto soltanto Iannello, un giocatore, e ne ha cambiati 15, quindi, e siccome lui è veramente un grande motivatore, sì, è capace, il ritardo rispetto alla Nissa è abissale, quindi è difficile, però già ha raggiunto il Ragusa, per esempio, sì, che oggi, sì, ha perso in casa con Licata, sì, e il Licata ha 7 punti, vincendo lo scontro diretto riapre il campionato, se lo vince, potrebbe, sì, naturalmente, certo, non è detto. Ignazio, Nissa dice bene, però, che insomma i pronostici la danno super favorita, però Franco ha pure detto che secondo lui questa partita l'avrebbe persa, infatti l'ha persa. Ma io ho parlato prima con Franco, gli ho detto di farli prima per le squadre che giocano in Serie A, magari qualche scommessa la facciamo, scherzavo, visto che ci prende sempre. Invece a me faceva impressione leggere le prime 4 squadre, avevo visto Nissa, Canicattì, Ragusa, Licata, cioè 4 società che fino a 4 anni fa calcavano altri a ridosso del calcio professionistico, invece ci si trova a lottare per la promozione, quindi si capisce lo stato economico che stiamo vivendo, certo. Cortesemente Guido Messina, regia, se può rimandare la classifica appunto di questo girone D, perché giustamente parliamo di tante squadre, ma non stiamo parlando dell'Atletico Gela, Ivan Mazzamuto. Noi parliamo, ma l'Atletico Gela è lì, 28 punti, un punto di penalizzazione, certo, anche lui molto lontano dalla Nissa, però... Diciamo che in zona playoff rimarrà fino alla fine. Ma non credo che possa tentare di agganciare la vetta, no? Sarà molto difficile, no. Anche tu lo vedi molto difficile questa cosa. Troppo distacco. Dalla vetta. Io, va bene. Io, Ettore, volevo fare un plauso invece al Santa Croce, perché è stata, sì, un'altra squadra che si è rinforzata tantissimo in questo mercato
e già è alla seconda vittoria e sta risalendo anch'essa in classifica. Veramente una bella favola, diciamo, di questa squadra che è partita col piede magari non proprio quello giusto. E poi un altro applauso alla New Team, che oggi ha vinto, ha fatto veramente una bella partita e ha meritato il successo, squadra che è anch'essa in crescita dopo un momento di ambasse, come si suol dire. Crisi piena invece per l'Aragona, squadra che nella prima fase di campionato era la vera antagonista della Nissa, ora invece veramente è una crisi non inspiegabile, perché anche veramente qui giocava veramente molto bene, non capiamo il motivo. Va bene, devi rilanciarci la pubblicità, ti do questo compito importante, però devi ricordare anche il numero WhatsApp, la nostra linea diretta aperta praticamente non stop. Ok, il numero è 327 300 45 42. Devi imparare a memoria questo nome, questo numero. Lo insegnerò a Ettore. Amici, ritorniamo tra qualche istante, restate con noi. Pubblicità. Parliamo adesso di prima categoria, qui all'interno di Penalty, dove raccontiamo il calcio dilettantistico a 360 gradi, dal campionato di Serie D sino appunto alla prima categoria. E come tutti ben sanno, abbiamo questo spazio dedicato anche al calcio a 5, che dal giorno 17 avrà un suo spazio singolo a partire dalle 22:15 sino alle 23. In poche parole, da metà gennaio in poi, la domenica sera avrete un appuntamento importante con tutto il calcio siciliano, 19:21 con Penalty, 21:22:15 con la sala stampa di Penalty con il calcio professionistico, e appunto da giorno 17 il Penalty Futsal, ovvero il calcio a 5, serie C1 e serie C2, dalle 22:15 sino alle 23. In poche parole, avrete così un quadro completo se voi amate soprattutto il calcio, la palla rotonda. Che te ne pare di questa bella cosa, di questa bella iniziativa? Una presentazione eccezionale, eccellente. A parte la presentazione, l'idea di raccontare il calcio in questa maniera. Fate benissimo, perché non ne parla nessuno. Benissimo, e quindi siamo contenti che abbiamo raccolto un successo. Anzi, voglio anche salutare gli amici che da fuori Italia ci seguono, perché noi abbiamo un satellite che è il canale 823, e Penalty è seguito anche in Francia e in Germania, perché molti emigrati chiaramente seguono la loro squadra del cuore. Con molto successo e soddisfazione anche delle persone che ci contattano e ci ringraziano per il servizio che facciamo. Benissimo, parliamo di prima categoria, girone A, anche in questo caso prima giornata di ritorno. Abbiamo Jenny pronta con i risultati. Real Unione, Atletico Trappeto 3-4. Nuova Sportiva del Golfo, Campobello 2-2. Salemi, 5 Torri Trapani, è stata rinviata. Atletico Ribera, Città di Giuliana 2-1. Balestrate, Fulgatore 1-0. Sciacca, Libertas Marsala 3-2. Strasatti, Cianciana 0-1. Bene, e intanto molti ci dicono come mai non c'è Alessio a parlare di prima categoria. Oggi è inviato a vedere questa finale di Coppa Italia, quindi lo stai sostituendo alla grande. Spero di farlo adeguatamente. Ma sì, adeguatamente, scusa. Ce la fai. Allora, commentiamo subito questo girone A e poi voglio sentire anche i nostri big match della giornata. Era Atletico Ribera, Città di Giuliana. Nel frattempo vediamo anche la classifica, oltre ai risultati che sono già in schermata. È finita 2-1. L'Atletico Ribera veramente fa un salto importante e vola in testa alla classifica. È stata una partita tosta, una di quelle maschie, come quelle che ci sono in prima categoria, tutto cuore e polmoni. Alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più, e credo sia importante. Poi c'è il Cianciana che vince in trasferta, e sono quelle tre che sicuramente lotteranno per vincere il campionato. Franco Anastasi, Ribera, che sino a qualche anno fa era nel campionato di Serie D, adesso deve ritornare. Tanto per cambiare, sì. Comunque anche questo è un girone molto equilibrato. Molto equilibrato, sì. In pochi punti ci sono diverse squadre in alto alla classifica, quindi... Ma credo che Ribera per storicità e ambiente... Sì, ma siccome in campo ci vanno i giocatori, non ci va né la storia e nemmeno... No, perché poi io non riesco a capire una cosa, Franco. Cioè, queste squadre hanno fatto veramente il top raggiungendo il campionato di Serie D, poi dopo di che...
crollo totale, ricomincia la prima categoria. No, hanno, non c'è stato il crollo totale, hanno avuto la presunzione di andarsi a fare la fusione con l'Acireale, una cosa assurda, assolutamente impensabile. Non sentiamo quelli di Acireale, e due città vicine. È scomparso in due città. Due città molto vicine. È successo, è scomparso il Ribera, perché il presidente poi non ha scritto più la squadra. Giustamente, vabbè, è andata come è andata. Cianciana 27, Città di Giuliana 26. Però è un girone quello trapanese, Ignazio, trapanese palermitano, che comunque dimostra che soprattutto nel trapanese c'è tanta voglia di giocare un buon calcio, di cercare anche di scalare le categorie. Ma onestamente non so dirti, perché non troppo è difficile, lontano? È troppo lontano, troppo però lontano, vedo che anche se i nomi sono anche di un certo richiamo, come Ribera, lo Sciac, il Salemi, il Cianciana, magari squadre che qualche anno fa ho avuto la possibilità di incontrare nella promozione, quando un anno ci hanno messo con il Bronte del girone palermitano. Rimaniamo un attimo nella classifica, perché con Ivan volevo parlare sul fatto che comunque a Trapani si vive un momento positivo, la squadra in Serie B, 5 Torri Trapani, che è spuntata quest'anno da qualche ripescaggio probabilmente, che comunque sta lì sperando magari chissà di entrare nella bagarre, nella griglia dei playoff, tentare poi il salto. E poi dopo? A Trapani un'altra dipende... società, un'altra. Vabbè, qui siamo scusa, in prima categoria, dire... anche se dovesse andare in promozione è sempre ancora gestibile. Categorie basse. Sì. Franco? Non dimentichiamo che nel trapanese ci sono Pacheco e Dattilo, che sono ai primi posti della classifica. Che sono due piccoli centri che non raggiungono neanche le 2000 anime, quindi voglio dire, ci sarà una gran confusione. Ma per dire, vabbè, nel trapanese quello che sta succedendo. È vero, c'è grande bagarre. Girone, sei pronto? Girone, facciamo abbiamo i risultati alla nostra Geni. Esattamente. Geni. Allora, Geni, ci dai i risultati del Girone e poi abbiamo il commento del nostro Antonio, anche perché proprio sul Girone voglio fare una discussione molto chiara. A te. Città di Acicatena, Aci Platani 1-2. Ciclope Bronte, Aci San Filippo 3-1. Calatabbiano, Città di Santa Venerina 3-1. Atletico Francavilla, Milo 2-0. Real Ladrano, Sant'Alessio 1-1. Robur, Randazzo 1-2. Giardini Naxos, Russo Sebastiano 2-2. Allora, il Calatabbiano che vince in casa, questo Bronte che comunque si conferma fortissimo tra le mura amiche, che è lì, tra poco adesso Ignazio ci darà la sua idea su questa partita. Diciamo che nelle prime fasi della classifica, se possiamo vedere la classifica, non è cambiato assolutamente niente dalla scorsa giornata. Sono due squadre forti, stanno veramente giocando bene. Un plauso va fatto anche al Giardini Naxos, che però oggi ha pareggiato per 2-2, una partita veramente molto bella contro il Russo Sebastiano, 2-2 spumeggiante, ma alla fine non è riuscita a tenere il passo delle due battistrada. Il Milo, tra l'altro, perdendo contro l'Atletico Francavilla, sembra un po' aver rallentato la sua corsa. Ignazio, questa vittoria vostra interna oggi, che sembrava facile, insomma, la classifica parlava chiaro, però facile. Non è mai facile, anche perché avevi parecchi squalificati nel tuo oggi gruppo. Oggi tra squalifiche e infortuni me ne mancavano 7. Però sette sono tanti, allora ti mancava questa squadra allora. Però dai, la forza di questa società e di questa squadra è di avere costruito un gruppo di soli locali. Gridola ad alta voce questa soli cosa. Locali, con due ragazzi che io li prendo in giro, che, dicendogli che per scendere da noi devono portare il passaporto, che vengono da Maletto, cioè a 5 km da noi. E me ne ha messi a disposizione 25, quindi ho la fortuna di avere 25 persone sempre presenti all'allenamento, e questo mi permette di mettere in campo sempre una formazione. Ma il Calatabbiano però è lì, attenzione, perché il Calatabbiano non molla, allora, non molla neanche di un punto. Noi siamo là ed è giusto provarci fino alla fine, a provare a dare fastidio. Chiaramente con numeri molto diversi, di fronte c'è una squadra che ha un certo budget e lo mette a disposizione dell'allenatore per fare e rifare la squadra a dicembre, dall'altra c'è una società come la mia che fa dei locali la propria forza, tutti i ragazzi che provengono dal settore giovanile,
con due vecchietti terribili, vabbè, come Gianluca Catania e Giannattasio, che è giovanissimo quarantenne, e poi tutti i giovani nati dal 93. Hai sentito Ivan cosa sta dicendo? Cioè, a Bronte giocano molto con i locali. Solo poi, insomma, con i locali. Insomma, qualche locale in meno ce l'avete rispetto al Bronte, o no? Beh, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato con tutti i paternesi. Sì. Quest'anno avevamo iniziato con la stessa formazione, con qualche aggiustamento. Tocco. Adesso diciamo abbiamo preso anche qualche altro ragazzo. Quindi non siete solamente una squadra di locali. No, adesso non più. Eh beh, anche perché ma la maggior parte ovviamente sì, sono tutti paternesi. Quindi la politica è questa qua. Ringraziamo il nostro presidente che si spende per la causa, certo, la causa locale, il nostro presidente Postomelli, il direttore. Riccardo Setta, che è anche il titolare del settore giovanile della scuola calcio, da cui mi provengono poi tutti questi giovanottini che vengono a fare la prima squadra. Tra poco ti chiederò anche che cosa è successo al campo di Bronte, perché ancora una volta hanno rubato i fili di rame, quindi ad al pazzesco. Noi lottiamo contro tutti, anche contro la possibilità di non allenarci, e quindi da 20 giorni, 25 giorni circa, hanno portato via i cavi. Vabbè, tra poco ce lo racconti nei particolari. Altri problemi. Perché devo assolutamente lanciare la pubblicità, l'ultimo break pubblicitario. 30 secondi su questo girone, va bene così? Va bene così. Il commento ti ha accontentato? Sì, 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 è stato esaustivo. Tanto lo so che tifi Bronte, vai. Cari amici, torniamo tra qualche istante, pubblicità. Ultimi due gironi del campionato di prima categoria, allora prepariamoci Antonio, perché tra poco ci collegheremo anche con Alessio Patti che ci darà il responso sulla finale di Coppa Italia di calcio a 5 tra Mabonatte e Città di Mascalucia. Parola dunque alla nostra Jenny con i risultati del girone. Girone? Oh, scusate. Bene. Allora, Real Tremestieri, Aquile, Calatine, rinviata. Lineri Mister Bianco, Carlentini 3-4. Militello Val di Catania, D'Agata 0-0. Caramineo Motta Santa Anastasia 0-0. Sporting Priolo, Megara Augusta 1-2. Real Picanello, NB Mister Bianco 1-4. Ha riposato il Falagonia. Allora, come potete ben vedere dalla schermata, ancora il risultato tra Militello e D'Agata non era stato scritto perché si è giocato troppo tardi. Ma soprattutto è finita nemmeno un quarto d'ora fa, è finita 0-0. Due squadre hanno lottato con cuore, hanno dato la vita in campo. Era una partita importantissima perché naturalmente si giocavano il primo posto, visto che sono lì vicini. Sono le due squadre, hanno 4 punti di differenza, e per la fine del campionato sono importantissimi, certo, fondamentali, soprattutto per gli scontri diretti. Anche se io credo che il D'Agata in questo momento sembrerebbe avere un passo in più. Sì, sì, è stato secondo me un buon punto guadagnato in trasferta per il D'Agata, sicuramente. 4 punti sono tanti, Sì, 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 esatto, però è tutto da vedere. C'è da dire che è stata una partita rinviata, il Tremestieri Aquile Caratine, non sappiamo per quale motivo. C'è da menzionare la vittoria del Megara con Maglitro, che ha fatto il gol decisivo di testa, è una squadra valida anche questa, ed è sicuramente sì, certamente. Bene, e adesso chiudiamo la prima categoria subito con l'altro girone che noi prendiamo in considerazione ogni settimana all'interno di Penalty. Parliamo del girone G, parliamo quindi della provincia di Ragusa. Non sei in possesso del tabellino? Va questo bene. Ci pensa Antonio? Sì, ci penso io. Pensaci tu Antonio. Avanti. Allora, se mandano i risultati dalla regia, vabbè, diamo okay, lettura Pro Ragusa Atletico Scicli 1-3. Sporting Eubea Calcio Vittoria rinviata. Modicanese Città di Canicattì 4-0. Scicli 2013 Floridia 3-1. Solarino Frigintini 0-1. Rinascita Netina
per cicli 1-1, ha riposato la Primavera Catese. Quindi Sporting Eubea che seppur non giocando continua a essere sempre leader di questa sì, classifica. Sì, esattamente, perché era il big match di oggi che sì, era Sporting Eubea o Calcio Vittoria, che erano primo e secondo, però lo Sporting Eubea ormai è andato via, credo. Ma che sai, mai dire mai, mai 32-24 punti, se la classifica ce la fanno vedere, è veramente un solco fondamentale, è quasi come le squadre di promozione sta facendo veramente bene, sta giocando veramente bene. Floridia, un'altra squadra, un'altra piazza che merita la classifica che ha, stanno andando anche loro, stanno combattendo per la zona playoff, e credo che alla fine riusciranno, ma credo che lo Sporting Eubea sia la squadra da battere in questo girone. Bene, vedo che abbiamo già forse in collegamento Alessio Patti per quanto riguarda il risultato di calcio a 5, siamo in chiusura. Alessio, sei in linea, pronto? Pronto Alessio? Sì, Ettore, mi senti? Sì, adesso ti sento. Subito il risultato, com'è andata? È andata bene per la Mabbo, notte male per il Mascalucia, 5-1 il risultato finale, è maturato più che altro nella seconda parte del secondo tempo. Un primo tempo finito 1-0 per la Mabonat, il gol di Andrea Di Trapani decisivo in una gara che sembrava equilibrata, parate di Orlando da un lato e di Mangano dall'altro, un tiro libero fallito per Marchese. Nella ripresa in apertura dopo 3 minuti l'immediato pareggio di Daniele Bosco per il Mascalucia sembra mettere la gara sui binari giusti per il Mascalucia, che sembra avere nuova linfa da un punto di vista psicologico. Però al 37esimo, al 38esimo, in meno di 120 secondi la Mabonat segna il 2-1, il 3-1 con il gol di Benni Napoli e di Trapani, chiedo scusa. Poi il Mascalucia cerca una reazione, cerca di imbastire delle manovre per cercare di aprire la gara, ma la Mabonat segna il 4-1 con La Rosa e poi il 5-1 con Cipolla, mentre il Mascalucia ha messo il portiere di movimento, quindi Cipolla ha segnato dalla propria difesa. La partita è finita 5-1 con la testa nero-verde, il rammarico del Mascalucia per forse non averci provato abbastanza, ma comunque averci messo il cuore e l'anima. Certo. Senti Alessio, ma il presidente della città di Mascalucia insomma si è dispiaciuto? Non credo, perché anche la sua squadra in campionato sta andando molto bene, per cui anche una sconfitta in finale non pregiudica il progetto di andare in Serie C1 anche e soprattutto con di andare in Serie B più che in Serie C1, non pregiudica l'andamento di una stagione straordinaria. Guarda Ettore, ora la squadra cercherà di rialzarsi immediatamente, fra 3 giorni c'è subito l'impegno contro lo United Capaci, una trasferta di certo non semplice ma neanche proibitiva per una squadra che comunque rimane superiore alla compagine palermitana, che non disporrà del suo miglior uomo Marco Torcidia. E poi il giorno 16 il big match con la Regal Buto, queste saranno due gare molto importanti che diranno se il Mascalucia reagirà facilmente alla sconfitta di oggi, che comunque non ha nulla di catastrofico alle spalle. Perché comunque ciò non toglie che arriva dopo una serie di 10 vittorie consecutive, un primato in campionato, insomma una squadra che sta andando molto bene. Si piange a metà, rovinare tutto. Purtroppo è arrivata nella gara forse più importante, però di certo non può compromettere il cammino dei bianco-blu, che comunque mantengono il loro buono stato di forma e cercheranno di dimostrarlo nelle due prossime gare, che sono fondamentali per il cammino in Cina. Benissimo, ti ringrazio Alessio, sentiamo la tua mancanza. Grazie a te, ma Ettore, ritornerai con noi domenica, quindi siamo tranquilli. Telespettatori, mi dispiace non essere oggi presente, però sono sempre lì con il cuore. Benissimo, benissimo, ci vedremo con te domenica. Grazie ad Alessio Patti che ha raccontato questa vittoria della Mabonat nei confronti della città di Mascalucia. Ti do 30 secondi perché poi soltanto una domanda da casa su WhatsApp per Alessio. In pratica c'è Gianni che si firma e ha detto: risultato ingiusto, in Mascalucia non meritavo questo passivo. Va bene, allora poi la prossima settimana ci dirà un po' il tutto, chiaramente rispondendo anche a questo quesito. Okay. Devo passare i saluti perché tra poco inizierà anche la sala stampa di Penalty. Iniziamo con Franco Anastasi. Franco, un campionato di eccellenza interessantissimo, la promozione comunque in qualche girone mette molta travagliata.
Quindi io credo che poi sostanzialmente quest'anno i campionati siano leggermente più interessanti rispetto alla scorsa stagione. Devo dire, devo aggiungere una cosa a proposito di questi campionati, che i giovani arbitri si stanno distinguendo molto bene. Questa è già una cosa molto importante. Sono i giovani arbitri, anche se naturalmente i dirigenti li contestano sempre, però per uno che sa di che cosa stiamo parlando, gli arbitri si stanno comportando bene. Bene. Si stanno comportando male invece i ladri a Bronte che hanno rubato insomma l'impianto di illuminazione purtroppo dello stadio. Ignazio. Purtroppo è vero e ci hanno creato tantissimo disagio, tant'è che la squadra per allenarsi è costretta a cambiare un po' di orari ed è difficilissimo con tutta gente che lavora o studia oppure ad andare in campi vicino ad allenarsi addirittura come abbiamo fatto in palestra con luci di emergenza. Bene, Ivan Mazzamuto, l'obiettivo è la salvezza, vi siete riorganizzati, avete ritrovato un gruppo perché adesso è il momento di fare punti importanti e pesanti per staccarsi definitivamente dalla zona play-out e magari chissà vivere una parte finale della stagione con più serenità. Sì, adesso abbiamo altri due incontri difficili con Real Avola e Belpasso, quindi dobbiamo subito ricompattarci dopo questa sconfitta di oggi. E il mister è contento comunque del gruppo che hai tirato fuori quest'anno? Sì, 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 è soddisfatto, sì, sì. E con voi? È riuscito a plasmarlo adesso un po' meglio e quindi i ragazzi ascoltano più le direttive del mister. Siamo contenti. E i risultati arriveranno, ne siamo veramente convinti. Grazie quindi ai nostri ospiti per la partecipazione all'interno di Penalty. Ci rivedremo presto perché insomma i campionati sono lunghi e quindi sicuramente avremo modo ancora di chiacchierare. Grazie. E a chi? No, a te no, perché tu rimani per però alla redazione di Globus Magazine. Certo, chiaro. Li salutiamo. Gli amici di Globus, chiaro. Che naturalmente è la puntata di Calcionate, commenti in Castello Sazzurro, però noi parliamo qui di calcio diciamo non professionistico. Ricordiamo sempre che è una radio web. Sottolineiamola, esatto. Questa cosa bisogna andare sul sito globus.magazine/radio, ogni tanto lo dimentichi, ma è importante. Saluto anche Jenny, con lei chiaramente ci rivedremo domenica prossima a partire sempre dalle 19. Ci vediamo domani. Avevi detto che ci svelavi come facevi ad abbronzarti. No, magari la prossima volta. Va benissimo, ok. Allora a questo punto noi ci congediamo ancora per un paio di minuti perché tra poco, sempre qui in diretta dal centro commerciale I Portali, rientreremo in studio e racconteremo a questo punto il calcio professionistico perché partirà tra qualche istante la sala stampa di Penalty. A dopo.